Avvocato, mi dà una mano con penale? Avvocato, la prego, mi aiuti, mi dia una mano con il legato, con le successioni, non ci capisco niente. Ricevo centinaia e centinaia di messaggi di questo tipo tutti i giorni. Ora, non dico che non mi dovete fare queste domande. Il problema non è rispondere alla singola domanda oppure avere dei contenuti facilitati, ma la questione vera è imparare come costruire questi contenuti. Mi spiego meglio. Allora, io ho avuto una sfilza di 30 all'università, ma prima riuscivo a prendere dei voti normalissimi, tipo 26, avevo la media del 26, ma di questo già te ne ho parlato. E in particolar modo feci un esame con un professore molto molto bravo che insegnava da Dio, cioè sembrava di stare al bar con gli amici, mi stavo divertendo quando lo ascoltavo parlare e soprattutto lui faceva un sacco di battute, delle metafore semplicissime che ti permettevano di capire anche i concetti più difficili. Allora, che cosa successe? Che feci l'esame con lui, presi 30 e lode, ma poi successivamente andrei a studiare l'esame di diritto commerciale e mi imballai completamente, cioè andai proprio in panico più totale. Perché dicevo, ma com'è possibile? Con lui, con quell'altro esame, riuscivo ad essere così brillante, perspicace, e con quest'altro esame invece ho dei problemi incredibili, non ricordo manco quello che ho studiato il giorno prima. Mi dissi, c'è qualcosa che non va, non è possibile che io devo essere dipendente da questo quell'altro professore, da questo quell'altro libro. Assolutamente no, le cose devono cambiare. In quel periodo stavo leggendo una biografia di Nelson Mandela, quale diceva: se continuiamo a farci regalare le cose, come paese, come Sudafrica, non miglioreremo mai. Noi miglioreremo nella misura in cui diventiamo bravi ad utilizzare i mezzi di produzione. Questa cosa mi fece pensare agli studenti, mi fece pensare a me. Allora, quel professore mi aveva aiutato soltanto in parte, perché mi aveva permesso di avere dei contenuti facilitati, ma non mi aveva insegnato come realizzare dei contenuti e come studiare il diritto in quel modo meraviglioso in cui lo insegnava lui, quindi come divertirmi con il diritto. Se voglio diventare un grande giurista, devo rendermi assolutamente indipendente da chiunque e da qualunque strumento didattico. Questa fu la conclusione a cui arrivai e cominciai a rivedere tutto quello che abbiamo fatto durante quel corso e tutto quello che quel professore straordinario aveva fatto per noi, imparando a creare io stesso dei contenuti che fossero divertenti e a divertirmi veramente con il diritto. Quindi con un lavoro veramente impressionante, guarda, ci ho sbattuto la testa e con grande pazienza ho creato un metodo scientifico, il metodo Mito, che mi ha permesso di prendere 12-30 consecutivi e laurearmi con il massimo dei voti. So bene che è più facile andare da qualcuno che è più bravo di noi e chiedere una mano, chiedere una spiegazione, ma questa cosa non ci porterà mai ad essere degli studenti veramente liberi. E se non c'è libertà non ci può essere divertimento, e se non c'è divertimento non c'è passione, non c'è successo. Tutte le persone di successo sono essenzialmente delle persone libere. Questa cosa per me è un chiodo fisso, così quando mi scrivete le vostre domande, io non è che non voglio rispondere, non vi voglio aiutare, io vi voglio aiutare, ma per farlo vi ho creato un videocorso apposito, un videocorso gratuito che si chiama Studente di Diritto Modello, dove vi insegno come costruire delle risposte perfette all'esame che vi aiuteranno a studiare in modo divertente ed appassionato. Aiutare singolarmente ognuno di voi mi potrebbe fruttare tanto anche da un punto di vista economico, facendo lezioni private, ma non è quello che mi interessa, perché io voglio creare una categoria di giuristi straordinari. Ecco perché vi faccio fare determinate cose e vi faccio seguire determinati corsi. Cioè, se tu vuoi fare la differenza, vuoi iniziare a studiare in modo differente, devi partire da lì. Non serve che io ti dia una mano sul singolo argomento. Devi risolvere il problema alla radice. Non possiamo fare tante piccole consulenze che poi ti porteranno un giorno forse a capire come devi studiare. No, è il momento di iniziare a fare un percorso diverso. Questo chiaramente se vuoi diventare un giurista straordinario. Se vuoi essere un giurista come tutti quanti gli altri, è una questione tua, è una scelta, ma non ti aspettare che io ti offra il mio aiuto nei singoli argomenti. Io voglio renderti libero e non schiavo della mia preparazione o del mio modo di spiegare le cose. Ernesto Che Guevara diceva: ho tanti fratelli, ma una sola sorella che si chiama libertà e per essa sono disposto a morire. Ho fatto di questa frase il mio mantra. E lo scopo di diritto divertente è quello di liberare gli studenti di giurisprudenza. Se vuoi scoprire come iniziare questo percorso di liberazione, clicca sul link che trovi qui sotto e scarica gratuitamente il mio videocorso Studente di diritto modello. Ti aspetto all'interno del videocorso.